Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Che domanda che fa Dio attraverso San Paolo. Siamo al capitolo 11, versetto 11 dell'epistola scritta da San Paolo ai Romani. Ripudiati da Dio? No, impossibile, dice dopo, impossibile. Che bello. In quel tempo che c'era questa evangelizzazione verso tutto il mondo, ci si chiedeva questo: ma quindi Dio ha ripudiato il suo popolo? Impossibile, impossibile. Impossibile anche in questo momento che ripudi il suo popolo, che ora è il popolo cristiano in particolare, i battezzati. È possibile che ripudi un battezzato? È possibile che cambi idea, che dica adesso scelgo altri? No. È impossibile. Noi continuiamo a essere scelti, prediletti, amati da Dio. In alcuni momenti, è vero, stiamo vedendo tante cose che la Chiesa a volte sta facendo, queste divisioni. Sembra che ci sono profezie che sarà ancora peggio. Nei tempi futuri ci saranno maggiori divisioni, scissioni e così via nella Chiesa. Ebbene, a quel punto Dio ripudia il suo popolo? No. No. No, anzi, c'è quella profezia che le porte dell'Ades non prevarranno. Quindi, anche per la nostra vita, nonostante tutto, nonostante fragilità, debolezze, peccati, come ci comportiamo, carattere, caratteraccio, Dio ha stretto un'alleanza con me e con te. Vedete, quando uno firma un contratto, beh, ci sono delle clausole che se si tira indietro deve pagare molto caro. Ebbene, la clausola di Dio è che non può tirarsi indietro e che in nessun modo può tirarsi indietro dall'amare, dall'amarci. Ha firmato con il suo sangue questa alleanza. È un'alleanza eterna, viene detta. Un'alleanza eterna. Dio non potrà mai tirarsi indietro. Dio non potrà mai tirarsi indietro. In questo momento ci sta guardando ed eventualmente spera che noi torniamo a Lui, spera solamente che ci fidiamo di Lui. Sapete, il più grande peccato è mancare di fiducia nei confronti di Dio, di colui che ti ama. Quanto fa male quando un genitore ama un figlio, il figlio dubita. Quando fra coniugi uno ama e l'altro dubita. Magari uno è geloso e l'altro dice: ma no, non è possibile, non essere geloso perché io ho cuore solo per te, ho occhi solo per te. Quanto fa male essere magari accusati di qualcosa che tu non fai. E se fosse Dio, se dovrebbe questo, quello, quante volte magari lo accusiamo che fa il male. Ma è impossibile che Dio faccia il male. È impossibile che Dio cambi idea. È impossibile che ci lasci soli. È impossibile. Perché Dio è Dio ed è immutabile. Dio ha forse rifiutato il suo popolo? No, assolutamente. Dio ha forse rifiutato me e te? No, assolutamente. Padre eterno e santo, noi ti ringraziamo per questa parola, per queste parole, Signore. Grazie che ci ricordi sempre, per aumentare la nostra fede, che siamo preziosi ai tuoi occhi e che tu ci sarai sempre. Che è impossibile che tu abbia rifiutato il tuo popolo eletto, gli ebrei, ed è impossibile che tu rifiuti ora noi battezzati. È impossibile, Signore. Grazie che ce lo ricordi. Grazie, Signore, perché nei momenti in cui dubitiamo e vediamo di tutto e di più e le cose sembrano andare al contrario, lo Spirito Santo ci ricorda questo, che è impossibile che tu ti tiri indietro. Signore, tu sei qui presente in questo giorno, sei qui presente in questo tempo, sei presente per aiutarci ad affrontare, a vivere, essere vittoriosi in questi tempi. Sì, Signore, tu ci hai creati per camminare a testa alta in questi tempi, per usare tutte le armi della difesa che tu ci hai dato, per usare l'arma della parola di Dio per ottenere anche in questi tempi. Signore, tu sei Dio e sei presente.
e noi siamo figli tuoi. Spirito Santo, grazie che ci ricordi che siamo figli di Dio, che siamo in questa alleanza eterna d'amore di Dio e che ognuno di noi gli appartiene. Sì, Signore, noi ti apparteniamo, come dice il salmista, gregge tuo. Tuo popolo gregge del tuo pascolo che tu conduci, quando noi ci facciamo condurre. Allora grazie Signore, in questa giornata ripetiamo nuovamente il nostro Amen, avendo piena fiducia in te, e così saremo più che vittoriosi in ogni situazione.